Si fa sempre più interessante il campionato di Serie D. Il girone F entra nel vivo e l'ottava giornata propone un bel derby, quello del Vallenzuca tra Francavilla e L'Aquila. Battistini non recupera Boldrini, che è un elemento cardine della squadra rossoblu, ancora alla ricerca sul campo di quella continuità di risultati che serve per essere protagonisti. Per il Villa, altra chance di sfatare il tabù dello stadio di casa, col morale tornato alto dopo il blitz di Recanati e con una emergenza in parte rientrata. Tra i big match di giornata vi è quello del Benelli, dove la Vastese, migliore delle abruzzesi classifica la mano, va a sfidare la Vispesaro. Con la vittoria dovrà rinunciare a De Feo, squalificato, al suo posto uno tra Lucciarini e Di Pietro. Dovrà stringere i denti Stivaletta, che ha un problema linguine. Di contro la Vis di Riolfo, che dopo una piccola impasse è ripartita e si trova nel terzetto delle seconde. Al Benelli si chiederanno notizie da Castelfidardo, dove la rivelazione del campionato attende la capolista Campobasso, che però ha un solo punto di vantaggio dalle inseguitrici. Per il Pineto una trasferta che può trarre in inganno, col Monticelli penultimo, solo sulla carta sarà una gara agevole. Peraltro gli ascolani per la prima volta giocheranno a porte aperte a Castel di Lama. In settimana cambio nella carica di direttore sportivo, con l'ex Vastese De Filippis al posto di Cima. A caccia della terza vittoria consecutiva l'Avezzano in quelle di Fabriano. L'analisi d'inizio stagione nelle parole del difensore Tariuk. Sicuramente rispetto agli anni precedenti questo è stato l'anno dove inizialmente abbiamo cominciato con un passo negativo. Questo è evidente. Ora siamo riusciti a tirarci fuori da questa situazione. Il nostro obiettivo era quello, ed è attuale, quello di riuscire a dare il filotto a queste vittorie, insomma. Quindi dopo la vittoria di domenica ora rimane solo che continuare a fare i risultati giusti e pensare di fare un risultato positivo anche domenica in trasferta. Torna a giocare a Morro d'Oro il San Nicolò, reduce dal prezioso pari di Campobasso, avversario una Jesina ferita dalla debacle con la Vispesaro. Senza lo squalificato Isotti, i nerostellati inseguono la prima vittoria stagionale contro il San Marino, mentre c'è polemica per l'utilizzo del Pallozzi, col Sul Monaco costretto a giocare altrove, Raiano nello specifico, la sua gara del campionato di promozione.